più che altro un onere, perché veramente dopo aver sentito Don Enzo Capitani, dopo aver assistito a uno spettacolo meraviglioso, mi complimento veramente col presidente Bramerini e con gli artisti che stasera ci hanno allietato in maniera diversa dal solito, ma sicuramente in maniera entusiasmante. Poi la tematica, come ho detto in premessa, è molto toccante, molto attinente all'attualità, alla necessità in un mondo così egoista, sempre più chiuso in se stesso, nonostante le incredibili potenzialità comunicative, mediatiche e digitali che esistono. Oggi il problema più grande, soprattutto dei giovani, paradossalmente parlando, ed è difficile anche a credersi, è la solitudine. È il non saper affrontare i problemi, è il non sapersi interfacciare con le problematiche, perché qualcuno te le risolve. Perché oggi la società è più semplice di un tempo nella sua complessità. Sembrano paradossi e concomitanze di opposti, ma questo è il difficile dei tempi che viviamo. E quindi l'assenza da sé, la distanza da sé diventa preponderante. E persone che riescono, come Don Enzo Capitani, con la sua magnificenza, con la sua grandezza, tutti ci sentiamo più piccoli. Anche io, che peso 140 kg, mi sento piccolo accanto a Don Enzo Capitani, dopo le sue parole, dopo aver esaminato la sua vita, le sue azioni, le sue gesta, non soltanto sul territorio ma anche all'estero, con le persone più bisognose, più sole, con i malati terminali, con le persone veramente che della solitudine hanno fatto la loro migliore compagna. E compagnia è un qualche cosa che ci riempie di una grande capacità e di una grande necessità introspettiva, riflessiva, per cercare di capire dove siamo, cosa facciamo e cosa dobbiamo fare in futuro per essere donne e uomini migliori in una società sempre più rarefatta, sempre più difficile e sempre più sola. E quindi il privarsi di sé, il sacrificarsi di sé per il prossimo. Io sono rimasto profondamente colpito, lo dico sentitamente, in maniera trasparente, come è il mio solito fare, dell'ultima frase che ha detto Don Enzo Capitani, che è emblematica. Si è rivolto ai giovani e ha detto: senza di voi noi non avremo senso di essere. Ecco, io credo che in questa frase si racchiuda un po' tutto. Persone che si alzano al mattino, fin da giovani, e capiscono che dedicarsi al prossimo è la loro missione di vita. Ma non al prossimo facile, al prossimo difficile. Quindi veramente conducendo anche una vita di sacrificio, di difficoltà per se stessi. Ecco il valore aggiunto di chi si dà e di chi è solidale e di chi si proietta verso il futuro, sapendo anche molto intelligentemente riflettere e osservare e bene interpretare le mutazioni della società, perché i problemi di 50 anni fa, di 40 anni fa, di 30 anni fa non sono i problemi di oggi, non saranno i problemi di domani. Don Enzo Capitani riesce a intercettarli tutti e a essere maestro anche nella gestione, nel controllo, nel monitoraggio, nella risoluzione di tantissime situazioni afferenti appunto a quanto stavamo dicendo. E quindi io, davanti a Don Enzo Capitani e davanti a questa meravigliosa piazza, devo dirvi che un'altra cosa mi ha profondamente colpito, perché non è la prima volta che io salgo su questo palcoscenico e vedo una piazza, guardandovi ognuno di voi negli occhi, non ho visto uno che fosse distratto mentre parlava Don Enzo Capitani. Ho visto nella luce di ognuno di voi profonda riconoscenza e gratitudine, profondo ed entusiastico affetto sincero e vero, il cuore che batteva sinceramente in questo mondo di falsità. Ecco, veramente, quindi grazie a Don Enzo Capitani, grazie a tutti coloro che hanno saputo gestire e organizzare una serata così meravigliosa, grazie a tutte le sinergie, ma soprattutto grazie a te Don Enzo Capitani, che con il tuo esempio veramente proietti il nostro mondo verso il miglioramento, verso la presa di coscienza e verso un futuro migliore per tutti, ma come sta a cuore a te dire e pensare, soprattutto per i nostri giovani, per i nostri figli, che tanto oggi hanno bisogno di persone come te, del tuo esempio, che io cercherò di fare mio per quanto possibile. Grazie Don Enzo.